3 conferme e 2 nuovi ingressi nella giunta comunale di Giulianova, presentata dal sindaco Ivan Costantini, che questa volta non ha previsto alcun assessore esterno. Le previsioni della vigilia sono state tutte confermate, a cominciare dalla carica di vice sindaco, che è andata a Matteo Francioni, uno dei volti nuovi dell'esecutivo, con deleghe importanti ai lavori pubblici e alle manutenzioni. Altro volto nuovo, quello di Nausicaa Cameli, che si occuperà di PNRR, Green Economy, Transizione Ecologica. Le conferme sono quelle di Paolo Giorgini, il più votato nelle ultime elezioni, che oltre ad aver confermato il mercato ittico ha ottenuto anche il bilancio e il personale, di Lidia Albani, che ha mantenuto tutte le deleghe che aveva ricoperto prima, a cominciare dalle politiche sociali e della casa, pari opportunità, protezione civile, scuola. Infine Marco Di Carlo, che continuerà ad occuparsi di turismo, manifestazioni, grandi eventi, polizia locale, viabilità e trasporti. La lista Giulianova Turismo ha fatto il pieno con 3 assessori. Il terzo non era stato richiesto, ma lo ha assegnato lo stesso sindaco Costantini, che ha mantenuto per sé le deleghe all'urbanistica, il demanio e il commercio, direttamente a Di Carlo, spiegando anche le ragioni. Ci tengo a specificare un assessore da me scelto, Giulianova Turismo, nonostante i 3 consiglieri comunali non aveva chiesto il terzo assessore. È una mia decisione, perché in continuità con il passato Marco Di Carlo saprà dare delle risposte su turismo, eventi e manifestazioni. Mi sembrava veramente sprecato tenerlo tra i banchi della maggioranza. Marco Di Carlo ha già annunciato che la settimana prossima uscirà il calendario degli eventi estivi, perché Giulianova nel corso di questi anni è tornata ad essere il punto di riferimento dell'intera regione Abruzzo per quanto riguarda appunto eventi e manifestazioni. La lista obiettivo Giulianova non ha ottenuto alcun assessorato, nonostante abbia eletto 2 consiglieri comunali, Roberto Mastrilli e Federico Montebello. Il primo però sarà il nuovo presidente del consiglio, mentre Montebello sarà consigliere delegato e si occuperà di sport. Il 5 luglio prossimo, prima seduta consigliare di sera in piazza Buozzi, si procederà anche con la surroga dei consiglieri, che subentreranno al posto dei colleghi nominati assessori.